Il virologo Giulio Tarro ai nostri microfoni si è espresso riguardo alla situazione legata all'aumento di contagi da coronavirus nel nostro paese, dichiarando che l'epidemia si è spenta a maggio e a quella che considera la reale situazione del Covid. Ci troviamo di fronte a una situazione un po' particolare, che noi dobbiamo vedere questi nuovi positivi che sono in rapporto al tampone. Cioè, noi avevamo poche migliaia di tamponi in piena epidemia a marzo, ora ci troviamo di fronte a oltre 100.000, anche 150.000 tamponi che vengono fatti. E la cosa, diciamo, particolare, dobbiamo vedere questa percentuale dei positivi rispetto al tampone, e soprattutto che il 95% di questi positivi sono senza sintomi. Hanno senso tutte queste precauzioni se si scoprono ancora dei contagiati, professore? Ma cioè, dovremmo dire non ci sarebbe motivo, perché siamo di fronte a una influenza, tra virgolette, come sintomatologia, che sappiamo come curare. Il virologo parla di un'epidemia in corso e che ha bisogno di una terapia, e per quanto riguarda il vaccino rappresenta la prevenzione, a patto che sia efficace e sicuro. Un altro interrogativo sul quale Tarro fornisce una visione completamente diversa rispetto a quanto si sta verificando in Italia è la contagiosità degli asintomatici. Asintomatico in questo momento non è contagioso, in quanto ci troviamo di fronte a soggetti che sono asintomatici, cioè sono senza sintomi, perché hanno ormai completato il loro rapporto con il virus, e quindi in gran parte questi rappresentano quella che è la cosiddetta immunità di gregge. Se noi dobbiamo pensare all'asintomatico come possibilità di essere contagioso, dobbiamo pensare eventualmente che questo è un soggetto che è all'inizio della malattia, quindi ovviamente ai primi sintomi diventa contagioso. Il problema, osserva, è sorto facendo i tamponi a tappeto con un'alta percentuale di falsi positivi. Con l'arrivo dell'inverno, spiega il virologo messinese manopoletano di adozione, le prospettive sono che si comporti come un virus influenzale, se non fa la fine della prima SARS che scomparve in primavera. Raggiungeremo così una sorta di immunità di gregge e tutto questo problema non ci sarà. Che ci troviamo di fronte a una malattia che è risolta, e quindi praticamente noi abbiamo anche la possibilità di curarla e di guarirla. E secondo, ci troviamo di fronte a una possibile influenza che fortunatamente quest'anno ci risparmierà, perché abbiamo le notizie ormai anche pubblicate da parte delle nazioni al di sotto dell'equatore, che praticamente hanno fatto quella che era la nostra estate, che per loro era inverno, ossia Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Argentina, Cina e via di seguito, in cui addirittura la parte, diciamo, della virosi normale, influenzale, si è praticamente azzerata. Quindi non avremo nemmeno questo problema, e dovremo eventualmente lottare nella nostra situazione che ci abbiamo all'inverno esclusivamente col coronavirus, che però eventualmente a questo punto abbiamo una immunità praticamente di gregge, e soprattutto sappiamo che cosa fare.